per l'amor di Dio. Ma comunque HTM mi ha, lo so. No, non fa così. Non fa così. È riuscito a vedere? Aggiunto da cazzo, ma stiamo andando. È sicuramente troppo precaricata per me. Come ho preso i primi rimbalzi, me ne stavo volando. Troppo dura per me. Cioè, poi io forse esagero nel senso opposto, che mi piace ultra morbida. Succede, ovviamente metti le tue cose. È pesante. Ma io non mi ho mai formato, ma giù un po' come trovavi in te, frasca. Ho avuto il piacere di passare a giro. Ma passato proprio che io. Perché non più efficiente che io. Mamma roga. Che? 110. 110, mica urto. Oh, ma io penso pure 105, voglio. Sì, ma questa moto. Poi sento quello che i sfurcille pupese su. Infatti, sicuramente questo è precaricatissimo, può tenere delle molle durissime, l'esatto opposto di quello che tengo io. Questa rispetto a quella là, forse un po' diverso, perché almeno la prima parte è più morbida. Ma io... Luca, mi metto a posto senza forcella. Io sono andato convinto... Sei troppo sfilaccio. Sfilaccio? Io sono andato convinto, ho dato gas, me ne stai volando. Ora lo sto guardando. Apri un po'. La possiamo fare al volo, ci riusciamo a fare. Sì, sì, senza nessun problema, in 5 minuti trovi la differenza da così a così. Trovi molta stabilità in più. Tu hai problemi in curva, quando devi girare soffri un po' che lo sterzo si chiude. Io poi sono sul diritto, quindi problemi. Sai, non dici una cosa, soffro che lo sterzo si apre. E sai perché si apre? Perché lui va contro sterzato. Perché contro... si chiude, il sarapra. E il sarapra, cioè apre al contrario perché... Perché ci facciamo quando aspettiamo Molelli? No, sì. Io non sono un grande amante delle modifiche. Lui è in discesa, non riesce a andare. Però quando la modifica è giusta, Luca. Lo so. Poi l'ha preso. Purtroppo ho cambiato l'assetto. Eh? Ho cambiato anche l'assetto adesso. Con la musica.